6 su 6 in questo stadio, quarto posto in classifica, un cammino oltre le previsioni, una squadra che sta piano piano conquistando le simpatie degli appassionati. Ma oggi di fronte c'è la prima della classe che vuole continuare a vincere e convincere. Benvenuti dallo Stefano Rizzo, da Rosario Buontempo, questa è Rossanese Morrone, anticipo tutto da vivere di questa 14ª giornata del girone A del campionato di promozione, squadre che hanno fatto, che hanno appena fatto il loro ingresso in campo, dunque è una gara importante questa per entrambe le squadre, la Rossanese che vuole continuare a sorprendere contro però questa capolista Morrone che in queste 13 partite fino a questo momento ha racimolato 10 vittorie e solo 3 pareggi e nessuna sconfitta. Partiti proprio in questo momento, poi Ferraro si libera in qualche modo, ancora scambio con Principe, poi palla a destra dove c'è Cordua, qua entra in aria, va Cordua, cerca il tiro a giro facile però per Campagna. Calcio di punizione per la Morrone, pallone che spiove, lo colpisce, lo mette dentro Marchio, la Morrone in vantaggio con Marchio, quale lasciato solo in aria ha messo dentro. Dunque Morrone in vantaggio, ancora la palla in avanti per Ferraro che adesso accelera, è più veloce di Rizzo, attenzione a Ferraro, lo aspetta Carozzo, lo supera pure e poi la palla passa ma nessuno cede a quelle parti. Attenzione adesso alla giocata di Piero Mallo, dentro per Ferraro che si libera, va Ferraro, adesso prova la conclusione e c'è il raddoppio di Ferraro che si è liberato e poi finti palo. Ha battuto Campagna. Piero Mallo si libera bene, ancora il numero 8 che va via e poi carica il tiro con palla alta sulla traversa, si sgancia a destra Villella, servito, va Villella, effettua il suggerimento in mezzo e la conclusione di Piero Mallo sul fondo per Cordua, va Cordua, prova il tiro, la sfera sul fondo, Cordua, va Cordua, ancora Cordua, resiste a un paio di tentativi di rubargli palla, poi in mezzo c'è Carrozza, ancora tocca Baratta, arriva e gira in rete Principe, il 3-0 della Morrone, la girata splendida da parte di Alfonso Principe, attenzione a Principe, poi Mazzei prova il tiro sul primo palo, c'è la risposta da parte di Campagna, attenzione all'inserimento di Villella e c'è la parata di Campagna che dice di no, ma non è finita, si rimane in aria della Rossanese, ancora Campagna, altro intervento, finisce qui dunque con la Morrone che vince lo Stefano Rizzo per 3-0 con le reti di Marchio, Ferraro e Principe, dunque si conferma squadra di altissima classifica, la squadra di mister Stranches che non ha avuto problemi oggi a battere la Rossanese, la Rossanese che ci ha messo tanta buona volontà ma nulla ha potuto contro la forza di questi avversari. Dunque è tutto dallo Stefano Rizzo, un grazie da Rosario Buontempo ed un appuntamento alle prossime occasioni.